Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Rubio. Oggi volevo farvi vedere questo acquisto pazzo. No, non è un libro, è un stigmomanometro, cioè a dirlo ci vuole proprio come si usa il dico, si dice là. Ci vuole proprio una laurea solo per pronunciarlo. Allora, qui praticamente è il coso che va al braccio, qui voi mettete il vostro braccino, no? Perché siccome noi cari ossa dobbiamo misurare la pressione come parametro vitale, allora io l'ho comprato su Amazon ad un prezzo abbastanza ragionevole. E questo è il cosino da molto, cioè calcolate che di questo ci sono anche da 250 euro, la luce fa un po' schifo, ma fa niente. Allora, questo è il fonendoscopio, eccolo qui, formato da questo rubino che ho sentito anche il cuoricino. Questo mi fa molto dottoressa, tipo medico della mutua, no, osso della mutua, scusate. Allora, io non ho capito innanzitutto dove va cosa, perché qui praticamente c'è un filo che va qui, no? Uno che dovrebbe andare qui e uno che dovrebbe andare poi alla pompetta, ma non ho capito quale dei due va. Infatti adesso stavo cercando su internet, facendo le ricerche per vedere come va. Comunque, voi praticamente lo legate, lo chiudete al vostro braccino e non è facile, sinceramente. Qui potete arrivare alla pressione fino a 300. Sì, 300, sei arrivato a 300 crepati proprio. E niente, io qua c'è scritto Left Sphygmomanometer Artery Left Arm Right Arm. Adesso inglese, il mio inglese fa un po' schifo al momento, però vabbè, chi se ne frega. Niente, volevo condividere con voi questa robina, questo coso qui che mi fa molto. Questo è proprio basic da 3 euro. Cioè, voi considerate che ce ne sono anche da 250 euro. Ma va bene così. Ecco, questo è il mio acquistello pazzerello. Di qua e di là ho messo il coso qui per proteggerlo. Eccolo qui. No, non vi preoccupate che non comprerò un elettroencefalogramma, anche perché non lo so fare. E niente, io vi saluto e vi rimando al prossimo video, sperando di capire come funziona. Se nel caso qualcuno è del campo, per cortesia, mi potrebbe illuminare d'immenso. Grazie mille, alla prossima.